Respingo categoricamente e sdegnosamente le accuse che mi vengono contestate. Non ho inteso tradire né la causa né il duce. La mia vera nemica è Edda. Non se ne rende conto, non ne ha colpa. Sento che Edda per me è un pericolo. Un giorno, durante una festa, Maria Ciano mi presentò il fratello, Galeazzo Ciano. Era il 27 gennaio del 30. Ero in Cina quando giunse la notizia della nomina di Hitler a cancelliere. Tutto passerà dalle mie mani. Parleremo al mondo intero. Faremo conoscere l'Italia ai signori di tutti gli altri paesi. Li vedi, tedeschi? Si sono spartiti la Polonia con i russi in 448. E noi? Ogni tanto le guerre sono necessarie, aveva detto mio padre. Temprano la volontà degli uomini. Sì, ma li uccidono anche. Ecco, da questo breve scambio di battute si può capire la differenza tra mio padre e mio marito. Sento che la sorveglianza intorno ai miei si restringe. Tu adesso mi devi sparare. Prendi il fazzoletto e mi siedo sul letto e tu mi spari.